Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Questo è un provvedimento, Presidente, che salva i delinquenti. Per noi della Lega non esiste la microcriminalità, esiste solo la criminalità. Mi riferisco in modo particolare, ad esempio, al furto in abitazione, alla truffa, alla ricettazione, allo stalking. Nel 2012 5 reati al minuto, 320 reati all'ora, 7700 reati al giorno. Sono veramente tanti. Uno Stato serio dovrebbe intervenire per tutelare e salvaguardare i propri cittadini onesti e indifesi, che rispettano le regole del vivere civile, che le rispettano. Questi sono reati che vanno combattuti con le stesse misure con cui si combattono tutti i reati predatori e che colpiscono le nostre popolazioni. I turisti ci vedono come uno Stato poco sicuro. I turisti ci vedono come lo Stato del borseggio, perlomeno in alcune zone d'Italia. Ci sono alcuni tour operator che sconsigliano, soprattutto quelli americani, che sconsigliano i propri clienti a venire in Italia. Con il provvedimento del 2006, cioè un dato non mio ovviamente, ci fu una recidività nei primi sei mesi che raggiunse il 14%. 14% è un bel numero, ed è un numero di persone che probabilmente uscì, come alcuni usciranno dal carcere, e si troverà senza nessun tipo di accompagnamento, perché diciamocela tutta, questo è un provvedimento che libera i posti, ma non si preoccupa assolutamente di accompagnare al di fuori chi viene rilasciato. Ci troveremo una parte di questi che usciranno disperati, che ricondurranno di nuovo le loro esperienze di vita a quelle che erano prima della carcerazione, che per sopravvivere penseranno che l'unica strada è il tornare a delinquere e che nel delinquere rientreranno in quella casistica di recidività che farà male alle persone e ai cittadini, cioè a quelli che ci hanno votato, che hanno votato anche i colleghi di maggioranza, non solo la Lega. In sostanza, da domani, chi commetterà un reato che è punibile con una pena detentiva fino a 6 anni potrà, a discrezione del giudice, scontare tale periodo a casa sua. La vostra iniqua soluzione la pagheranno però i cittadini onesti, che da domani vedranno circolare liberamente per le strade ladri e scippatori, perché è di tutta evidenza che è un'illusione che riusciate a mantenere i condannati al proprio domicilio. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.